Bello, bello spawn, dai. Ottimo. Porca miseria, guarda, ma perché? Becco uno spawn buono e poi 10 di merda. Reset, eh. Quasi quasi, insomma, non è proprio una brutta idea. Non sei focussato sul tuo fight, ovviamente non stai lì a pensare a sentire altri spari, altre cose. Uno dovrebbe averci una sensibilità incredibile. Riuscivo ad avercela su League of Legends, questa sensibilità. Cioè, mentre fai tavo, riuscivo a vedere con la visuale periferica, riuscivo a vedere cosa succedeva agli altri del team fight. E riuscivo a pensare, ok, tanto so quello che devo fare col mio champion. Riuscivo a uccidere quello che stavo fightando e sapevo subito e mi riuscivo subito a girare su qualcun altro, no? Perché intanto lo guardavo con la visuale periferica. Non ero in tunnel vision sul fight mio e basta, diciamo così. Però ovviamente su Tarkov è un po' più difficile. Cioè, se stai fightando non pensi a uno sparo che senti in lontananza poi. Aiuto. Ho sentito pure spari all'ingresso, quindi devo stare attento. Yeah. Qui ragazzi il clapperone rischia la giocata. Prova a infilarsi nel resort, eh. Lo faccio per voi raga, mi mandate un bless in chat per favore. È morto proprio qua infatti. E questo fuel incastrato. C'è un morto qua e... è probabile che sia qua dentro. Dovrei unirmi a loro, raga. Ok, lo sanno, mi sa. Addio. Oh no! Altro amico sopra, è l'ultimo qua, credo. Forse no. O si è droppato. Che cazzo succede intanto nel cinema, porca miseria. Sappiamo esserci anche gente al cinema, quindi. Erano solo in due. I don't know, man. Kinda sus. Questi... Che cazzo di... Ma te sei malato questi colpi. Cazzo era L1. No, non è Foundry Raid, bastardo. Mi serve Foundry Raid. Ragazzi, c'è BP, c'è gli SAP. Ma che cazzo di malato sei? Qualcuno sta arrivando da sotto. Sono quasi sicuro. Ok, stanno nel cinema questi parcheggiati. Vedi che baldore che stanno a fare. Leviamo sta torcia qua che sta solo dando fastidio. Sì, bel bordello. Infatti mi sa che adesso vado su e do un'occhiata da sopra. Non capisco bene se stanno... Beh, raga, in questo caso c'è solamente una cosa da fare. Adesso ve la faccio vedere. Ovvero questa. Addio. Ah, giusto. Addio. E siamo pronti per andare a flexare sugli altri. E a prenderci uno zaino e poi andiamo. No, l'altro aveva lo zaino più grande, se non sbaglio. Sì, esatto. Ok. Qui è un bel casino, perché se crosso sono sicuro che mi becco le bombe. Qualcuno che mi tappa. Provo a tirare una nada a cazzo. Lontanissimo, così si distraggono. L'ho visto, stanno lì. Questo qua è morto e non è neanche stato lootato, raga, quindi torneranno.
un altro ancora. Pensato. Forse, ah, forse l'ha ucciso lui allora. Forse l'ha ucciso lui, raga. Ecco perché gli spari che stato erano i suoi. L'armora zero. Ho l'armora zerata. Ho sentito gli spari ed è sparito. È sparito. Andiamo a vedere l'armor di questo. Ah, c'è la tactic, cazzo. Donna, quanto loot che c'è. Oh god. Altri morti. Un'idea. Dimmi questo tizio qui è un armor. Per favore. Oh, una gazzella rotta. Sì, raga, l'ha ucciso. L'ha ucciso, l'ha ucciso. L'ha ucciso da qua, dalla breccia, secondo me. Sì, 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 l'ha ucciso, raga. L'ha ucciso dalla breccia. È lui, credo. Panino! Ucciso da Za, bla 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 bla. Vediamo un po' se è lui. Sì, è lui, è lui. Raga, sono morti tutti. No, adesso il problema, raga, sarà prendere tutto il cazzo di loot. Ma come faccio a prendere tutto sto loot? Qui c'è quello che ho di là, che ho lasciato nell'altra wing. PS, PS. Questo può stare bene qua, senza problemi. Scusa, scav. Scusami. Oddio, il caricatore è volato dentro il... Ci sono altri scav, vabbè. Allora, tanto qui so come andrà a finire, quindi devo iniziare a vedere un pochino cosa prendere e cosa no. Sono tutti BS, scommetto, sicuro. 100-100 sono BS questi. Cazzo. GG. Sì, certo, adesso lo prendo l'attack, ovviamente. Stavo prima liberando e facendo mente locale, poi svuoto tutto e lo prendo. Guarda che KM è bello. Che K74N è bello. Sono morti in forma d'angelo. Questo è Zavo Gabbo, quello che ho ucciso adesso per ultimo l'ha fatto. Beh, facciamo così, meno c'entra tutto. Il mag che c'aveva dentro? FMJ. Beh, potrei anche sdrillarli in realtà. Tanto ormai i mag da 40 li posso comprare, quindi non mi serve tenerli tutti, secondo me. Faccio così e li sdrillo piano piano mentre looto gli altri. FMJ li prendo, ma i mag li sdrillo tutti. Poi questo dovrebbe essere scav normale. C'è Sanitar. Cazzo, c'era Sanitar, dove cazzo sta? Quindi potrebbero anche non essere finiti. O dove hanno ucciso gli altri? Se qui c'era una guardia, stanno nell'altra wing allora. Potrebbe anche essere vivo, infatti, parcheggiato da qualche parte. Questo è il primo tizio che ho fatto. Nico Poland. Beh, carino. Ok, questa qua la posso bere. Ah, flashette. Questo è quanto. Andiamo a vedere l'altro tizio qui, che non è messo malissimo. Dovrebbe avere... Ok, sì, anche lui ha una K74N. Hanno lootato poco in realtà, quindi potrebbe anche non essere tutto pieno di là. Allora, qua prenderei solo questa. Prenderei... Questi devo capire un attimo che c'è dentro. Questo lo prendo, questo lo prendo. Potrei anche attaccare... Però devo spegnere la paratorcia perché è accesa, mi sembra. Tutti quanti i BT dovrebbero essere questi. Sì, ok, a posto. Il resto posso... Li butto pure per terra così gli torna la roba, dai. Ok, perfetto. Mi sembra di aver fatto tutti. Torniamo di là a prendere il nostro loot e ce ne andiamo. Pensavate fosse finita qua? Magari ci sono anche altri morti in giro, però. Non lo potrò mai sapere. Il problema è se c'è Sanitar parcheggiato da qualche parte ancora. E ovviamente noi pesiamo un botto adesso, quindi... Prendi lo squash! Ti roba a terra non gli torna? Sì, sì, ritorna, certo. Qualsiasi cosa sia in terra o addosso a te, torna. Se qualcosa non torna è perché qualcuno te l'ha presa, oppure se hai fatto missing in action. Allora, e qua... ci vuole un attimino un po' di, come dire, messa a punto. Direi di sdellare questi che sono tutti BP. Questo lo devo prendere. Mi sa che prendo il TV110 e lascio la tac-tac, raga, perché occupa troppo spazio la tac-tac. Poi è zerato qua. Anzi, questo qui. Così la tac-tac la droppo, purtroppo. Vabbè, lascio... Raga, lascio un po' di roba qua, se vi interessa. Tengo questo solo perché hai SSAP dentro, capito? Vabbè. Direi che... me ne vado via. Eccola qua. Bella mule. E ci leviamo dal cazzo. Da quanto tempo giochi? Gioco da circa 2 anni e mezzo ormai. Raga, nonostante la mule, sarà una fatica andare a estrarre. Vado a Path to Lighthouse, ovviamente. Nuovo seguace dei pugni. Aiuto! Corro come se avessi un bastone nel culo. Ci manca Rock Passage. È un pochino vero, sì, mi manca. Era bello arrivare qua e essere già all'estrazione, praticamente. Ok, quello devo levarlo, sennò era un rischio. Oddio, sembra che se corro lateralmente vado più veloce, guarda qua. Guarda, adesso corro dritto, così corro laterale. È vero.
vero. Corri in slow motion, sì. Quando pesi 83 kg corri in slow motion, sì. Ok, vado un attimo piano perché qui ci sono gli scab che spawnano. Come so che ormai spawnano sempre, ti fanno scimmie per so, ti spaccano il culo. GG's! And we are fucking out, boys. Oh yes, abbiamo ucciso. Attenzione, Nico Pandetta Sco, Bugotta, The Ways e Gozabaur, che era praticamente il picciadone di tutti messi insieme. E fantastico, fantastico, ottimo ride. Allora, riassunto totale di quello che abbiamo. Eccolo qua. Questo è il ride, ovviamente, più la Gzell, il Fast MT e vabbè, altre varie ed eventuali cose. Potevo addirittura, pensate, potevo cambiare il mio BlackRock con questo e portarmi un altro rig. Però vabbè, ci accontentiamo di così, dai.